Bene, innanzitutto grazie a tutti per la presenza. Fa strano a me personalmente riempire una sala il sabato pomeriggio per parlare non di calcio, ma di economia. Però evidentemente l'euro truffa, la fregatura più colossale degli ultimi decenni sta risvegliando molte menti, quindi grazie a chi è qua, grazie a chi ci sta seguendo. Un grazie alle migliaia di persone che ci stanno seguendo in diretta sulle frequenze di Radio Padania Libera e dal sito lapadania.net. Facciamogli sentire che ci siamo e abbiamo voglia di capire quello che non ci hanno raccontato. Quindi. Io parlo poco e introduco. Premetto che non siamo qua a vendere certezze, le certezze e le verità che ci hanno venduto per ignoranza o più probabilmente per malafede ci hanno portato ad avere dei dati economici da guerra, non ci sono più i panzer, però probabilmente fa più morti questo tipo di Europa. Io ci tengo a chiarire, la Lega evidentemente non è contro l'Europa, Milano è nel cuore dell'Europa, però di un'altra Europa, dell'Europa che ci tiene ai territori, alle sovranità, ai lavoratori, agli agricoltori, non serva di nessuno, ma padrona della sua moneta e del suo futuro. Quindi gli unici europeisti che sono rimasti in Italia in questo momento siamo noi, e quelli che odiano l'Europa sono gli altri. Quindi chiariamoci subito sta cosa. Io passerò la parola ai professori Borghi Aquilini, Rinaldi e Bagnai, che ringrazio per la loro assoluta e squisita disponibilità, e li ringrazio anche per essere partiti prima, perché se siamo qua oggi è perché anch'io personalmente me ne sono interessato dopo. Come Lega vantiamo una primogenitura assoluta, nel senso che gli altri cambiano posizione. Noi come Lega abbiamo il congresso fra poco. Io mi sono andato a rileggere, e ci metto 30 secondi, l'intervento di Umberto Bossi al congresso della Lega Nord del 1998. Quindi stiamo parlando di 15 anni fa, non di 15 giorni fa. E Umberto Bossi, 15 anni fa, diceva e scriveva: "L'Europa monetaria ci costerà cara, questa Europa è un mostro che non genererà né democrazia, né stabilità, né vantaggi economici per tutti. Le leggi finanziarie degli stati si ridurranno ad un semplice fax inviato da Bruxelles." 15 anni fa. Ci prendevano per scemi, gli scemi erano gli altri, evidentemente. A noi oggi arrivare alle conseguenze. Arrivare alle conseguenze. Noi adesso, prima di sentire gli interventi, ecco, come ho pensato la giornata, tre interventi, ognuno nel suo campo, di persone che hanno storie, estrazioni, professionalità assolutamente diverse, che però ci uniscono per la stessa battaglia comune, che in questo momento, nel nome del primum vivere e poi filosofare, è salvare quello che rimane del nostro lavoro, della nostra impresa, del nostro artigianato e della nostra agricoltura, perché altrimenti noi libereremmo la Padania, che sarà desertificata da ogni tipo di iniziativa economica e imprenditoriale. Quindi prima salvare il lavoro, prima riprenderci il controllo e la sovranità, e poi continuare la battaglia di indipendenza, che ovviamente è nostra e non smettiamo neanche per un minuto. Però prima salviamo, se hanno chiuso 60.000 negozi nei primi 10 mesi dell'anno, evidentemente è una guerra in corso, e quando c'è la guerra in corso ti metti l'elmetto e vai a combattere, non vai a fare filosofia politica. Quindi siamo in guerra, mettetevi l'elmetto e prepariamoci a combattere. Non c'è tempo per le mediazioni, per le discussioni, per le filosofie. Quindi interverranno loro, ciascuno dal suo punto di vista, e poi ho chiesto a loro la disponibilità, e mi sembra che ci sia, anche a non fare un monologo, ma a rispondere anche alle domande varie ed eventuali che ci sono, perché gli euro entusiasti, nonostante siano un po' meno entusiasti adesso evidentemente rispetto a 10 anni fa, però, ma non si può, l'euro non si tocca, non si può, costa un casino, che fine fa la pensione e il mutuo e quanto mi costa far benzina e la tassa dell'università di mio figlio, e io ho i bot, e quindi poi. Però prima viene la libertà,
Oriana Fallaci ha scritto: in un uomo che credere nell'uomo significa credere nella sua libertà. Quindi prima ancora dell'economia, secondo me la cosa drammatica, che leggendo ad esempio il libro del professor Bagnai, che vi consiglio poi di prendere perché l'ho capito io, che ho fatto il liceo classico e storia, quindi vi garantisco che se l'ho capito io è alla portata di tanti, e magari prendete in una copia a offerta libera in euro o in lire all'uscita e regalatela agli ultimi dei giapponesi euroentusiasti che magari avete in ufficio sul pianerottolo, perché a fronte di quei dati lì c'è poco da essere, o uno c'ha il paracarro come simbolo di flessibilità, oppure di fronte ai numeri è difficile non cambiare idea. E quindi siamo qua per ragionare, per fare controinformazione. Ecco, l'ultima annotazione la do da giornalista prima ancora che da politico e da partigiano della mia terra. Ecco, se hanno potuto compiere quello che è stato un colpo di Stato, un genocidio, l'altra sera da Santoro ho usato il termine crimine contro l'umanità, e c'era Cooperlo che si è svegliato quando l'ho detto e ha sgranato gli occhi. Io l'ho svegliato e mi è spiaciuto averlo svegliato, però ha detto cazzo. Però 5 milioni di poveri e 4 milioni di disoccupati sono numeri criminali, non sono errori. Però se hanno potuto fare questo, l'hanno fatto con la complicità di tanti, se non di tutti. Cosa scrivevano i giornali? Cosa dicevano le televisioni? Ve lo ricordate il primo gennaio 2002? Champagne, spumante, majorette. Adesso, per farvi digerire il caffè, noi abbiamo mangiato leggero in un ristorante milanese, io risotto con l'osso buco, quindi il modo migliore, anche il professor Bagnai, cotoletta e tagliolini, quindi questo per l'interesse col cinghiale, giustamente per essere in subrico il professor Borghi ci ha messo dentro il cinghiale, però per digerire partiremo con una pillola di buon umore, che sono il discorso alla nazione di Romano Prodi sul... Però... sì, come in aereo ci sono i sacchettini. Però torniamo indietro di 11 anni, chi osava dubitare era additato come persona spregevole, come gli untori. Come si fa a dubitare del progresso, del futuro, della gioia, del lavoro? E la Lega è nata per resistere e per rompere le palle, e quindi sono convinto che arriveremo al risultato. Però per non lasciare da solo Romano Prodi, per par condicio, siccome è una battaglia che non vogliamo fare con la destra o con la sinistra, se Romano Prodi, lo ascolteremo, disse quello che disse, Silvio Berlusconi, a cui va il saluto della sala, però il 26 novembre del 2001 disse: con l'euro ci sono le premesse di una nuova stabilità. Diamo il benvenuto alla nuova moneta, è un'idea straordinaria. Con l'euro è stato bandito il peccato monetario. Quindi, poi siccome Berlusconi è un genio e magari fra un mese arriverà a dirci che l'euro è una porcheria, ricordiamogli che prima era un'idea straordinaria. Vi risparmio Monti, perché poveretto, non so se è più fra noi, però... quando disse sulla 7 che il più grande successo dell'euro è la Grecia, quando o gli mandi la Croce Rossa o gli mandi un assistente sociale o... sì. Però questo perfetto, ecco, quindi guardiamo al passato per ricordare gli errori fatti da noi e da altri, ma per ragionare di futuro. Quindi ho parlato anche troppo, poi proviamo a capire, noi siamo in sala, li vediamo in che faccia, però chi ci segue via streaming, anche chi è sintonizzato alla radio e magari sta lavorando e magari è a casa e magari in negozio e magari è sul taxi, faremo la parte di descrizione e poi ci sarà la parte per le domande, perché dobbiamo uscire da qua ben convinti che non è una battaglia come tante, è la battaglia. Indipendenza io la coniugo al giorno d'oggi da Roma e da Bruxelles. Nel senso che se non riusciamo a essere indipendenti su entrambi i fronti siamo zoppi. L'indipendenza solo da Roma non basta e l'indipendenza solo da Bruxelles non basta. Quindi
dobbiamo combattere due fronti, però penso che abbiamo tutte le energie per farle, anche perché poi i professori, ve lo diranno, hanno provenienze culturali, universitarie, economiche, professionali, le più diverse, ma se tre persone diverse, quattro, cinque, dieci persone diverse che arrivano da vie diverse si trovano sullo stesso punto d'accordo, evidentemente così strampalata la teoria non è. Non so se la regia è pronta a regalarci i due minuti di Zelig, prima con Prodi e poi con Mario Monti, poi cominciamo a parlare di cose serie. Hanno tolto l'audio a Monti, che potrebbe essere anche una cosa positiva. Secondo me stiamo assistendo, non è un paradosso, al grande successo dell'euro. E qual è la manifestazione più concreta del grande successo dell'euro? La Grecia. Perché? Perché l'euro è stato creato sì per avere una moneta unica, ma soprattutto per convincere la Germania, che ha fatto il grande sacrificio di rinunciare al marco per avere una moneta comune europea, che attraverso l'euro, attraverso i vincoli che nascevano con l'euro, la cultura della stabilità, il presidente Ciampi richiamava sempre la cultura della stabilità tedesca, si sarebbe diffusa un po' per volta a tutti. Quale caso di scuola si sarebbe mai potuto immaginare? Caso limite di una Grecia che è costretta a dare abbastanza peso alla cultura della stabilità che sta trasformando se stessa. Questa è Atene, è la stabilità che c'è ad Atene grazie a quella porcheria di cui parlava Mario Monti. Trasmettiamo a reti unificate il messaggio del Presidente del Consiglio Romano Prodi agli italiani in occasione del varo della moneta unica europea. Cara italiana e cari italiani, oggi a Bruxelles è nata la moneta unica europea e l'Italia ne è tra i protagonisti. Oggi quindi l'Italia è più forte. Io sono contento e credo che tutti siate contenti. 2 anni fa abbiamo preso questo impegno e lo abbiamo mantenuto. Lo abbiamo preso senza esitazione perché era la garanzia del nostro futuro. Da sola l'Italia non avrebbe avuto respiro. Adesso i nostri figli non solo viaggeranno in tutta Europa come viaggiano da noi, ma viaggeranno in un continente in cui non ci sono più marche, franchi, non ci sono più lire, ma c'è una moneta unica, l'euro. E già da adesso noi avremo un'unica area economica e finanziaria, grande e ricca, quasi come quella dell'Europa. E presto sarà anche più grande e più ricca di quella dell'Europa, quando agli 11 paesi si aggiungeranno altri paesi dell'Unione Europea e i nuovi paesi dell'Europa dell'Est. Si costruisce una nuova realtà che potrà finalmente essere una nuova protagonista dell'economia mondiale e potrà non solo vincere la gara con gli altri colossi del mondo, ma potrà interpretare lo sviluppo economico alla luce della sua millenaria saggezza, tenendo quindi conto anche di coloro che sono più deboli, tenendo conto dei giovani, degli anziani, delle donne. E i risultati di questa grande nostra decisione si vedono già.
I risultati di questa grande nostra decisione si vedono già. Io non so se ci sarà un tribunale che giudicherà, però un processo di Norimberga per questi personaggi penso che servirà, perché sono state scelte veramente criminali, criminali. Però siamo all'oggi, non siamo qua per piangerci addosso, non siamo qua a dire avevamo ragione noi della Lega, però non ci hanno ascoltato. È vero, però dobbiamo dare una risposta oggi all'imprenditore di Como che sta rischiando di chiudere e quindi dobbiamo guardare a domani. Questo è quello che è successo, è irreversibile come ci raccontano o si può alzare la testa a fare qualcosa? Quindi passo il microfono a qualcuno che di euro e di Europa ne sa qualcosa più di me e la domanda è: si può fare qualcosa o è scritto? Siamo qua ad abbracciarci prima di una fine inevitabile. Professor Claudio Borghi Aquilini.